Ultima puntata di Orecchie e Segnalibri per l'anno 2021. E qui occorre per forza un libro speciale. E ce l'abbiamo! Che libro, carissime e carissimi ascoltatori, che libro illeggibile! Ma che libro! Un capolavoro, però ancora un po' di suspense. Ho già detto nelle tre puntate precedenti che non faccio classifiche né di vendita, né di qualità, né di gusto, né di tendenza. Ma in queste ultime quattro puntate del 2021 ho voluto e ho cercato quattro libri significativi. Ho cominciato con un classico intramontabile, Bartleby lo scrivano di Herman Melville, poi un omaggio a un poeta che ci ha lasciati, Francesco Scarabicchi. Quindi un saggio per riflettere sul tempo che stiamo vivendo, Il gregge smarrito, opera di un'associazione culturale. Oggi tocca all'anniversario ed anche al libro illeggibile. Perché? È illeggibile perché non si può leggere. In compenso, questo libro è tutto da guardare. Ma proprio tutto, dalla prima all'ultima pagina, copertina, risvolti, note compresi. È il Codex Serafinianus, autore Luigi Serafini, ristampato giusto quest'anno con una nuova edizione, forse la quarta o la quinta, con variazioni o integrazioni rispetto alle precedenti. Pensate che la prima, del 1981, 40 anni fa esatti, fu per merito dell'editore Franco Maria Ricci e oggi vale sul mercato più di 2.000 euro. Le altre le trovate da Rizzoli, l'ultima al modico prezzo di 120 euro, ma li vale tutti, ve l'assicuro proprio. E adesso? Come si fa a leggere l'inizio di un libro illeggibile? Ricorro allora a Italo Calvino, che a Luigi Serafini e al suo Codex Serafinianus dedicò un piccolo saggio, L'enciclopedia di un visionario, contenuto nel suo libro Collezione di sabbia. Ne parla così. Nel vivaio di Serafini ci sono foglie nuvola che irrorano i fiori, foglie ragnatela che catturano gli insetti, alberi che si sradicano da soli e camminano, vanno alla riva del mare da dove salpano sbattendo le radici come eliche di motoscafo. La zoologia di Serafini è sempre inquietante, teratomorfica, da incubo. Una zoologia le cui leggi evolutive sono la metafora, un serpente salsiccia, una vipera stringa in scarpa da tennis. La metonimia, un uccello che è una sola penna culminante in una testa d'uccello. La condensazione di immagini, un piccione che è anche uovo. Ai mostri zoologici seguono i mostri antropomorfi, forse tentativi falliti nel cammino dell'ominizzazione. Che l'uomo sia diventato uomo cominciando dai piedi l'aveva spiegato un grande antropologo come Leroy Gourin. Nelle tavole di Serafini vediamo una serie di gambe umane che cercano di trovare un compimento non in un torso, ma in un oggetto come un gomitolo o un ombrello, oppure soltanto in una luminosità come di stella che s'accende e si spegne.
È una folla d'esseri di questa specie che vediamo in piedi su barche alla deriva che discendono un fiume passando sotto le arcate di un ponte in una delle figure più misteriose del libro. La fisica, la chimica, la mineralogia ispirano a Serafini le pagine più riposanti perché più astratte. Ma l'incubo riprende con la meccanica e tecnologia, dove il teratomorfismo delle macchine risulta non meno inquietante di quello degli uomini. Le parole di Italo Calvino ci hanno permesso una breve carrellata sull'immaginario di Luigi Serafini. Sono circa un migliaio le illustrazioni che si incontrano nel Codex Serafinianus, ma non bastano a dare compiutezza alla descrizione di quest'opera affascinante e complessa e fuori di tutte le regole. Perché c'è anche la scrittura, anch'essa immaginaria, originale nei caratteri, nell'esposizione, assolutamente non collegata e non collegabili a nessuna lingua esistente o passata, misteriosa, indecifrabile e elegantissima. Come vi dicevo all'inizio, qui si può solo contemplare, immaginare, restare incantati. Ogni tentativo di comprensione, di interpretazione, di classificazione può essere solo parziale e riduttivo. Forse, in questo senso, il Codex Serafinianus è andato oltre anche al suo creatore. Neanche Serafini poteva immaginare o comprendere fino in fondo ciò che la fantasia e la sua inventiva andavano costruendo, un lavoro di 3 anni. Occorreva un editore visionario per un'opera visionaria, e questo fu Franco Maria Ricci. Il Codex divenne subito di culto, fin da subito, dalla prima edizione del 1981, e non fu solo commentato da Italo Calvino, ma anche da Federico Fellini, tra visionari evidentemente ci si intende, da Bruno Munari, artista e designer, da Umberto Eco, che da bibliofilo e studioso dei segni non poteva ignorare tanta bellezza. È un libro sulla falsariga delle enciclopedie e dei compendi di sapere del Medioevo e dei codici, compresi quelli di Leonardo da Vinci, e come tale sarebbe potuto piacere moltissimo a Jorge Luis Borges, anch'egli creatore di cosmogonie e di biblioteche di Babele. In Tlon, Ukbar e Orbis Tertius, racconto degli anni 40, Borges riesce a racchiudere in meno di 20 pagine un mondo immaginario, con lingua, matematica, storia, letteratura e saperi vari. Tra l'altro, avrebbe apprezzato tantissimo il Codex Serafinianus. Aveva per amico lo stesso editore di Luigi Serafini, cioè Franco Maria Ricci. Ma quando uscì il Codex, il grande scrittore argentino era già cieco e dunque il libro illeggibile era per lui doppiamente inaccessibile. Libro illeggibile, libro straordinario, codice leonardesco ed erbario medievale, sunto di scienze misteriose e di lingue perdute, il Codex Serafinianus è a suo modo anche un bestseller mondiale. Già, perché l'essere costruito con una ricchissima dotazione di immagini e con una lingua inaccessibile lo fa essere intraducibile.
nessuno potrà mai tradire il pensiero dell'autore. Non solo, così com'è, senza modifiche, traduzioni o adattamenti, va benissimo in tutti i paesi del mondo. Tra le nazioni dove il libro è più amato, ricercato ed acquistato ci sono Cina e Giappone. Dunque, anche questo, a suo modo, il Codex rappresenta un unicum, un'eccezione, un record. Se dunque avete voglia di un libro che è nello stesso tempo un'opera d'arte, regalatevi il Codex Serafinianus, oppure regalatelo a chi ama i libri anche in senso estetico o enigmistico. Avrete qualcosa di bello da mostrare e da godervi, e farete bella figura anche con gli altri. È di bellezza che abbiamo bisogno, perché è la bellezza che salva il mondo. Ma adesso siamo proprio alla fine della puntata di fine anno per Orecchie e Segnalibri. Non mi resta che salutarvi e ringraziarvi insieme con Renzo Formaggio alla supervisione tecnica. È tutto da Gianluigi Coltri, con l'augurio di finire bene il 2021 e di cominciare meglio il 2022. Restate sempre in streaming e in podcast con Radio Music Free, la radio che fa la differenza. Come i libri. Oh, se fanno la differenza i libri. Oh, auguri, auguri.